Ciao ragazzi, siamo arrivati da Dottor Tennis, mentre loro lavorano. Meno male che c'è qualcuno che lavora. Io mi diverto. Dani, è arrivata la novità italiana, giusto? Cioè? Chi è che c'è stavolta? Diadora. Diadora italiana? Ah no, che mi ero distratto un attimo. Il lab è tutto italiano, gli ingegneri cioè, sono tutti italiani. È arrivata italiani. Tutta la roba gratis da Diadora, volevi dire. Non mettiamo voce in giro, per favore. No, andiamo a vedere. No, devi testare tutto adesso. Tutta la nuova linea, quindi ora. Se è come quella di 6 mesi fa, direi che è ottima, esce bene anche dal negozio. Oh, è che quello Dani è contento. Sì, sì, esce veramente bene, abbigliamento specialmente. Soprattutto sono, ora andremo a vedere, un'estetica molto curata e un design davvero molto 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 bello. Andiamo adesso. Veramente. Facciamo vedere una volta però anche la carrellata di racchette che non la facciamo. Ah, vuoi far vedere la confusione? No, sono dal lato alto. Qua è tutto il giorno così, andiamo a vedere adesso i prodotti. Ciao ragazzi! Ed ecco qua la grande novità. Ovviamente questo, diciamo, l'esploso di Diadora non è questa. La linea Diadora 2019. Speed Blue Shield 3 in due colorazioni, entrambe con la suola da terra. Ora andremo poi a vedere che colorazioni saranno. Non le ho viste ancora neanche io. E la Blue Shield Fly 2 Clay, la versione, diciamo, la scarpa più leggera di casa Diadora, anche qua in due varianti e anche io sono curioso di vedere la colorazione. E questa è tutta la linea abbigliamento nuova. Ora, con uno schiocco di dita, i pacchi si apriranno e vedremo nei particolari che tipi di prodotti sono, la colorazione e che novità ci saranno. E come per magia, tolte le confezioni, eccoli qua, i quattro colori disponibili. La versione Blue Shield Speed 3, diciamo la versione più pesante per un 42,5, ce lo giriamo intorno ai 380 grammi, nella variante bianca e nella variante nera. La versione invece Fly 2, sempre con sistema Blue Shield, e la colorazione bianca e la colorazione nera acquamarina che, vi dico ragazzi, è davvero dal vivo, davvero bellissima. Cosa cambia rispetto alla versione precedente? Per le versioni precedenti restano invariate, ecco qua anche l'esplosito che è la base morfo, finalmente la vediamo con il, diciamo, nucleo di formazione zero. Resta invariata la tecnologia Blue Shield, cioè una tecnologia, un'intersuola, diciamo, composta da due parti, una base morfo, voilà, zoomiamo da lontano, una base morfo modellata per rispecchiare, diciamo, la forma del piede. E il nucleo deformazione zero, che grazie alla struttura multiconica composta da compound SBS, che è un polimero ad altissima flessibilità, molto resistente, gli dà un grande ritorno elastico. Visto il successo della versione precedente, è stato rimasto intatto, come appunto possiamo vedere, quello è il multiconico, il lato blu, diciamo, da questo, dall'esploso che ci ha dato Diadora. E resta invariato quindi questa tecnologia che offre tanto comfort, soprattutto per i piedi asimmetrici, per chi ha anche problemi, piccoli problemi posturali, gli dà al tennista quasi una forma naturale e una boccata quasi d'ossigeno quando si va, soprattutto nei movimenti rapidi, nei movimenti veloci e nell'utilizzo dopo tante ore. Resta la sua Duratec 5000 per dare un'ottima trazione e una sulle superfici di gioco, in questo caso Clay. Viene cambiata invece la tomaia per dare, ora poi andiamo a vedere se i test poi effettivamente sarà così, per dare ancora più protezione, ma soprattutto tanta traspirabilità al piede, quindi per dare ancora, avere un piede ancora più asciutto. Ecco qua, vediamo ancora l'estetica. No, l'acqua marina, davvero la colorazione è davvero bellissima. E vi dico, rispetto alla Fly, che aveva una colorazione, ora parliamo solamente lato estetico, quindi parlo del mio gusto personale, un po' particolare, nella versione 2.0, diciamo nella Fly 2, è davvero davvero molto bella e ben curata. Molto complimenti da Diadora per il gran lavoro estetico. Vediamo l'esploso, la base morfo e il multiconico, eccolo qua, quindi possiamo vederlo finalmente, oltre che da fotografico anche da vivo, quindi questo permette di avere sempre un appoggio corretto del piede. Come nella versione precedenti, la soletta interna è ortolite, quindi massima qualità ed è anche intercambiabile. Ora passiamo
all'abbigliamento. Ancora uno schiocco di dita, troveremo tutto l'abbigliamento. Ciao ragazzi, cambio momentaneo di location. Salutiamo Daniele Dr. Tennis per quanto riguarda far vedere l'abbigliamento, quindi abbiamo più spazio. Due t-shirt, vediamo le righe a base della linea, una versione acquamarina e bianca, versione appunto con lo collo tradizionale, polo, colletto, facciamo vedere meglio, alla coreana, righe in entrambi i casi, petto, spalla, la parte in alta nera, e quanto riguarda le rifiniture, acquamarina, invece l'altra versione rossa. Ora le facciamo vedere nei dettagli. Doppio pantaloncino, eccolo qua, bianco con rifiniture grigie, giriamolo, e tecnologia dry, via dry 2.0, logo 5 palle in basso, lo stesso per quanto riguarda anche quello nero. Come detto, la linea di Adrai, la tecnologia di Adrai alla 2.0 viene riconfermata anche su questa nuova linea, cambia completamente l'estetica rispetto, se vi ricordate, alla versione, ai quadrettini, alle forme geometriche della linea precedente. Una cosa che ho apprezzato particolarmente, forse è l'unica cosa che non mi era tanto piaciuta della linea 2018, è il retro, che non ha più quella sorta di cucitura su cucitura che faceva quella sorta di onda, che magari delle volte poteva dare un leggero fastidio. Linea, come vedete, è sempre curatissima, logo di Adora sulla parte alta retrospalla, la versione bianca, opola, eccola qui, sempre di Cher, sempre come vediamo rosso il logo dietro, poi ci sarà tutto un servizio fotografico ricreato, e invece colletto alla coreana, righe sottili bianche, nere su fondo bianco con la parte alta nera, rifiniture in acquamarina, e la versione invece la rossa e nera, quindi base rossa, righe sottili nere, logo 5 palle nero, sempre la parte alta in nero. Ora andiamo a vedere l'ultima parte, cioè le tute. Ciao ragazzi! Ed ecco voi ragazzi quello che secondo me è il pezzo forte della collezione. Le scarpe, la linea blu, la tecnologia Bushido, la conoscevamo già bene, già sapevamo che erano davvero top di gamma. Rinnovata, molto bella l'estetica dei completi con la tecnologia Dry, tecnologia Dia Dry 2.0, ma le felpe di quest'anno sono davvero meravigliose. Logo, 5 palle sul frontale, inserti neri, sempre misto elastene poliestere, molto bello il logo di Adora sul cinturino frontale, cappuccio con fibietta con elastico e logo sulla parte retro della felpa. Variante bianca, accurata davvero davvero ragazzi nei mini particolari, e variante che si, facciamo vedere sul bianco perché sennò si mischia troppo la colorazione, variante nera con inserto, eccola, variante nera con inserto argento, ecco qui, interno c'è la fodera, davvero ragazzi grandissimo lavoro da parte dei, eccola. Vediamo, inserto, vediamo, abbiamo la linea nera con l'inserto, con logo nero, con logo argento sul lato retro e 5 palle. Molto carino anche, logo 5 palle sul taschino frontale, molto carino anche il taschino. Anche qui il cinturino sulla parte alta per il cappuccio e la fodera interna. Ragazzi, cosa dire, ringrazio di Adora per tutto il materiale, ci sarà tanto da provare, tanto da testare, tanto da divertirci, e ora faremo le foto dettagliate di tutto. Una presentazione ufficiale, buon tennis, buon divertimento, buon padel. Ciao ragazzi!